Sono buio. Lo stappo. E nel gioco che in lontananza sembra che c'è un fabbro che picchietta. Tipo adesso. Ogni tanto. Olè. Buona partita. Giusto, Arrochiro. Arrochiso o Wazd. Comodità, perché devi usare le frecce? Vabbè. Modificatori, commentari. Allora metto della Coca-Cola. La cambiare. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really, seriously, you don't have to. No, no, okay, so, torniamo in Europa, quindi tardi. Bye. Andiamo a casa, sì, go home. Wow. 7 giugno 1995, l'1 e un quarto del mattino. Che puttana, sono velocissimo. Troppo. Meno. Non faccio così troppo così. Ma do, capito, ma... Scusami. Perché ogni tanto si velocizza? Come così, guarda. Troppo veloce. Se vado lento va lento. Se vado veloce va veloce. Cazzo di... Vabbè, gomiterò. Apri porta. La papera. Ragazzo, velocissimo, non puoi. Devo abbassare di piede il mouse. A posto. L'ho messo al minimo il mio DPI adesso. E ancora sono veloce. Era chiave. 6 dollari di papera. Ah, vabbè, dai. Sto venendo troppo lento, sve. Tanto tiglio, ma che cazzo di sensibilità c'ha questo gioco? Premi 1 o I per controllare l'inventario. Ma sono io questa? Però sono tenuta per il primo viaggio in Europa. Ma i ragazzi questi? Kathleen Greenbrier. Portland. Qui sono io. Mi sa che la porta di... Possibile comunque, ragazzi. Ci sarà qualche opzione diversa, per forza, dai. Accelerazione mouse, ma vaffanculo, pezzo di merda. Aspetta, fammi mettere la mia sensibilità nel mouse. Ok, dovrebbe essere questa perché dopo non c'è, esatto. 1, 2, 3. No, vai. A posto. Affanculo. A
quando muovo lento, però. Ah no, sugli oggetti sono lento. Quando miro lì sono lento. Poi sono veloce. Oh, e ora ci siamo. Mi dispiace di non essere lì a vederti, ma non è proprio possibile. Forse più non provi stare qua e là per capire dove sono. Non voglio che nessuno lo sappia, ci rivedremo prima o poi. Non ti preoccupare, ti voglio bene, Sam. Chi cazzo è Sam? Maschio o femmina, soprattutto? Puoi prenderlo? No? No, qua c'era preso il biglietto. Niente qua. Tiro la pianta, tiro la. Volevo tirarla, però anche accenderla volendo, va bene. Ma perché c'è la lampada qua? E cos'è una veranda questa? Gigantesca. Vai, guarda se. Sono le fotocellule. Bello. Non sembra una casa moderna. Devo spegnere e accendere le luci. Front hall. Effettivamente sono nella front hall. Io qui non vedo l'incipit, solo che siamo arrivati qua con un volo preso tardi. E poi c'è una lettera di Sam. È andata via. Oh, è il tutto in famiglia, magari capiamo chi cazzarola è Sam. Questa sempre. Sì, io assomiglio. In realtà assomiglio a quella. Quella sarà la mia mamma, quindi quella è più simile a questa. Per i capelli. E per la faccia anche. E questa è Sam. E questo è Mario. Bello lui. Un county. Che fisica le penne. Leggi itinerario. Partenza di Katie 6 luglio 94. Volo 881 12 per Amsterdam. Ah, sono andata ad Amsterdam. Vedi tutti sì. Ok. 1 giugno 94. Quindi nel 94 ho fatto un viaggio ad Amsterdam. Abbiamo appena traslocato, giustamente, come si intuiva dagli scatoloni qua sotto. La sorella, quella zoccola. Terence Greenbrier, Terence Green. Ma scusami, la zona è la stessa. Mi ha cambiato via. Ma no, Terence, subito Terence, sa che è Mario. Ah, no, 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 ok. Siamo a Forest Grove, ora siamo a Boone County. Sono vicini in teoria, 9716, 9741, dovrebbe essere troppo lontano. Un Arbor Hill. Andare per la cucina, ci vuole per letto matrimoniale, la camera da letto. Pesca della camera da bambino, 10 di eccellenza di peso biblioteca. Ok. 4 ufficio, un trisone da 4 pollici e uno da 14. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school, and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Ok, quindi ci ha lasciato un diario. Non ho mancato, giusto? Avete rotto il cazzo. Chiuda la porta.
Abbiamo un diario adesso. Come per le note vocali di WhatsApp. Caputtano. Shift zoom. Io volevo correre. Sam ha chiamato Daniel, il nostro vecchio vicino, vuole venire a vedere la casa, richiamalo. Ah, ma Daniel è completamente scemo. L'unico motivo per cui stavo con lui quando eravamo piccoli era perché aveva il Nintendo. Posso capire. Non capire. Dei messaggi. Sam. Dimmi. Sam. Ah, no, stanno chiamando se non sono io. Sam. E non gli ho risposto una volta, Lily. tristissimo. I need to talk to you. È rimasta malissimo perché non ho risposto. Hi Mom, so I got my ticket home from Ma Europe. questo è I quello che ho get back finito on June prima. 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye. Ciao, ciao. Ciao, me stessa. Proprio. È un telefono. Cordless. Ah, c'è scritto. Ah, si chiama Terry. Va bene. Cazzo di pulsante è questo? Questa casa è proprio nuova, nuova. I 2M per controllare la posizione della casa. Ah, mi sto facendo una mappa. Legge appunto la luce. La radio accesa? Siete pazzi? Porca puttana, è venuto uno studente. Confidiamo di condividere la stessa emozione per il suo nuovo giorno al liceo. Godfellow! Bravo ragazzo. Ora di portare i seguenti materiali per il primo giorno della lezione. Potete partire subito con il piede giusto. Una carta robusta. Una tasca per ognuna delle 6 ore di lezione. I bisogni devono essere separati. Una riga per ogni materia, un quaderno grande. Ah, ho un quaderno grande con 6 sezioni divise. Almeno 6 penne. Portavo mezza io. Blu nere, 6 matite anche lì. La solita. Un confezione di colorato, un lucchetto standard per l'armadietto, un pranzo nutriente o 2,50 dollari per il pranzo, era la mensa, un atteggiamento positivo. Che posso bere la notte? Se è pronto il suono della campanella, inizio alle 8. A presto, benvenuto, presidente Beth Valence. Quindi è Oh my il God, compagno di nostra you are sorella. so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, Ah, introducing dovrei myself dire to the che sta class. parlando con And me. I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Come vedete, Psycho House Girl. Marie. L'ho mandata io. Mamma, papà e Sam, sono a Parigi. Ho fatto molte cose parigine. Tipo comprare una baguette. Mangiare le petite jeunes. Dov'è? Indossare un berretto. Molto, molto francese, molto parigino. Molti film da scrivere quando sono tornato. Ah, scrivo film. Senti, potrò passare dalla compagnia letteraria di Shakespeare, visto che sei la mia sorella preferita, anche l'unica. Ti voglio bene, Katie.
Scusami, perché è weird su First Harbor Way? Sono tutti i cassetti pen, che orologio? Armata nei 60 anni della contea di Boone, si è spento serenamente lo scorso mese della nostra abitazione. Non è mica questa! L'8 settembre del 33, nella cosa che sarebbe stata la sua dimora per il resto della sua vita, con suo lavoro in scienze farmaceutiche in giovane età, poi tornare nella contea di Boone, divenne subito una figura molto alta della comunità. Nei decenni precedenti alla sua morte era raramente. No. Nei decenni precedenti alla sua morte era raramente visto fuori di casa. Con ragazza funebre sarà tenuta questa domenica. Va bene, tutti benvenuti. Gli sopravvivono. Ok. Gli sopravvivono il nipote Terence Grimba. Ah, nostro padre era suo nipote. Poi spiritualmente la gente di Boone alla quale egli distribuì benessere e conforto. Le bicycle? No, delle hackeci. Che faccio? Ho chiuso da lato, ci girlango. La palì. Dei sotto? Dei sotto? Ma che è questo, scusami? Mia sorella? Che mi sembra in realtà. Tanto che quello dovrebbe essere il nome, no? Esodo non ci scrive neanche così. Quindi. Oh, così. Proprio i capelli, brava. Ottimi gusti. Vuoto. Vuoto. La radio di merda ne ha fatto cagare addosso prima. Che cazzo la c'è scappata con la TV accesa mia sorella. Quale VHS? Musica sì. Basta, bel rock però. È il libro che ha scritto papà. This is a severe weather warning. The northwest weather. Elevatore accidentale? Ma che ne di quello? Rain conditions affecting the following counties: Austin County, Boone County, Dawn County, Tecumseh County. John Russell warned that the president's life and well, stay indoors and secure all. This is James Bond. Flood conditions are expected at lower elevations. Il libro su Kennedy, nostro padre. Terry, amico mio, come stai? So che sei un autore. So che sei un autore pubblicato e impegnato ora. Il mio editore Aya Fanculo. Aya Fanculo. Hi-Fi Afficionado. A te avere censori da fare, sto cercando un altro collaboratore, ovviamente subito preso da te. Mi dicevi nella tua ultima lettera di come fosse stato faticoso trovare un editore per i tuoi ultimi lavori letterari. Perché scrivere recensioni di impianti stereo è estremamente facile. Sono da casa con. Non so se dicesse proprio questo secondo me. Sono da casa con un bicchiere di scotch, ascoltando qualche disco e scrivendo quello che ti pare. E poi arrivano i soldi. Ho allegato qualche edizione della rivista così puoi darci un'occhiata. Se sei interessato, manda qualche saggio al mio editore e dire che ti manda il tuo vecchio amico del college. Questo è l'indirizzo. Fallo! Mike. Molto lentamente.
Making friends, fare amicizia quando si è timidi. Sarebbe servito. Pensavo che ti potesse essere utile. Papà. Non mi preoccupo più di avere amici, dai. You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Well, there's this girl. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this like army uniform. And she's always drawing in this notebook. L'abbiamo visto prima. So intense. I had no idea how I would ever like have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Dai, allora sì che sono topperoni. E mi fermo. È finita. Li ho spaccati tutti. Qua. Lo Terry, ti viene legato un'unità Pioneer CLDD703. È proprio uno stereo qui. Sono di Latla. Non questo modello, per un Pioneer ce l'ho in salotto. La torrona di... fatta mio padre. La telecomando è che la violazione di mezza pagina di recensione e petizione di ottobre, quindi circa 2 settimane per mandarci lo scritto per la revisione. Una recensione simile a quella che è scritto su CLDD502. La Sony, ragazzi. Un lettore combinato, quindi controllo la lettura PD con uno dei dischi e dei laser disc. Inoltre dovrei esaminare il rapporto segnale rumore e la roba del Toslink degli acquirenti di fascia alta. Aspettiamo che lancia la tua opinione, così ti l'apparecchio dei. Poi ce lo teniamo ogni volta. Abbu. E queste case vecchie, hanno rubato il videoregistratore? Aspetta quante VHS. X-Files Season 1. Dal 18 al 21. Cos'è? The Dark... Gusta? 2001. Sarei portato 6 il mio registratore. Ti pareva lasciare la pizza. Prendi il bottone? A me sembra una spilla. Cos'è Bratmobile? Perché Bratmobile? E chiuditi. Cazzo vola. E adace. Mi metto sopra la tazza. Dai, più o meno. Quanti quadri. Un cazzo qua. E machine, guarda se vuoi Top Gun. Ghostbusters. Ti ricordi, ragazzi? Ho la biblioteca vicino quando ero piccolo. Per ogni sera un film. Beetlejuice. Robocop. Blade Runner Director Cut. Hai altri di X-Files. AFK. Clash of the Titan. Va bene, abbiamo dei film, dai. All'inserto TV. Esce X-Files, mio sorello. Più di famiglia, misteri risolti, diagnosi di un omicidio, Mantis, lo spettacolo di Lucy, strana sorte, la casa scopre il mondo, lo spettacolo di Bonnie Hunt, il mondo di Dave,
Carta di sangue, Chinatown, passo dopo passo, la staccionata X-Files. E sotto i bicchieri intanto. In realtà volevo buttarlo nel cestino e fare Kobe, però... Ciao, sei tu, sei una ragazza, sono Tommy. Ho colpo. Sto dietro in fondo, fammi un cenno se ti arrivo a questo, rispondimi. Se ti risponde, che cazzo dovrò fare il cenno? Io Tommy, ci sono Samantha e sono nuova, che dici? E butta? Pensavo che... Pensavo solo che siccome eri nuovo volevi un amico, ne ho incontrato gli amici, così pensavo di chiederti qualcosa. Se non ti dà fastidio, sì, no, patronica. Non è uguale, che volevi chiedere? No, è uguale, che volevi chiedere? Era tuo zio che era diventato più psicopatico o è una cosa di famiglia? Perfetto, ora capisco perché ha cartocciato a terra. Ah, è lo studio questo. Dove scrive le recensioni di papà. L'agenzia assicurativa Castwell Inc. Modello di ispezione dell'impianto elettrico. L'impianto della casa di caricamento aggiornato è in linea con i requisiti di sicurezza e amperaggio. Tuttavia, durante gli ultimi 100 anni sono stati aggiunti ulteriori pannelli di circuiti nella struttura. Il sistema è spesso imprevedibile, le luci lampeggiano senza un motivo evidente. La pressione sulle assi e sugli stipiti delle porte fa contatto con i circuiti elettrici posizionati dietro la superficie. Punto, Samuele, punto. La reazione del sistema elettrico comporterebbe danni irreparabili ai muri. Il pavimento e la chiusura della struttura. La Madonna! Governo discusso con il signor Greenbrier. E visto l'attuale assenza di problemi di sicurezza, tale eventualità non sarà presa in considerazione. Elettronica gatto nero in co. Allora. Ha più bordello che aria. Così lento dove la fa l'aria? Quindi spegniamo subito solo corrente. Un codice. ...1963, sicuro, qui sotto con Kennedy. Cazzo, troppo una data che ho visto, magari era qua giù. JFK, giapponese, JFK, mazza, è stato forte. Avvelenato, rapito, ferito. Ah, la recensione di prima. Come si direttore la servizio con Vadis, questo è un 299-99. Vediamo quando era televinato, riposizione del doppio lato, uscita cuffia, schermo acceso spento del... Vabbè, tutta la recensione del Pioneer. Mi dice esperto di tutto, maestro di niente, ma devo dissentire. La maestria non è una questione di specializzazione, ma certezza di funzionalità e edizione manifatturiera. Se ti capita di entrare in un negozio in cerca di lettori LD, CD combinati, sarete lieti di sapere che Pioneer candida questa particolare visione. E lo lasciamo lì, penna pure. E ti pareva.
E giro. No, no, non posso leggere. Che bordello pazzesco. La cosa importante è qua. Comunque le vide, le stelle scintillanti come se giacessero sull'erba del giardino di casa in Massachusetts. Anche se erano lontane milioni di chilometri, invece no. Visto a fine gli occhi osservando come solito, incrociato al carbone della base spaziale Archimede, si era molto, sì, era molto lontano da casa. Nel futuro aveva bisogno di lui. E John Russell fluttuò, sentiva incredibilmente sbronzo, non avendo bevuto un goccio da ore. Si vomitò sui piedi. Gli scalzi, che schifo. Rimase così per un momento, scrutando le sue unghie rovinate, esaminando i suoi stinchi e le sue ginocchia. Era completamente nudo. Posto lo sguardo in alto, incontrò gli occhi di una splendida donna bionda che indossava un vestito a tubino stretto di fibra di polimero. Il tessuto, che era sollecitato dalle cuciture per contenere le sue forme generose, era decorato con la frase operatore trasferimento materia, dopodiché svenne. Quando Russell attraversò il varco del tempo, prima di allora erano passati soltanto i messaggi, adesso un uomo. Ne avevamo bisogno, adesso più che mai, cambiare il passato non era più sufficiente, le istruzioni del consiglio erano chiare. Cosa procurarsi, cosa costruire, come assemblare, e così creò la macchina per trasportarsi fisicamente attraverso il tempo. E lì rimase sul ponte della navetta spaziale Archimede al comando del vascello, perché solo lui che aveva salvato la vita del precedente due volte poteva guidare l'equipaggio verso il loro destino, il destino della galassia. Tutti in un foglio ha scritto questo. E c'è qua la biblioteca. Prendere un fallo. Il secondo libro di papà. Pesatissimo, eh. A message from a super shape of the present life once, but the thing the next to four hours there will be another attempt. And the rest of the ocean are now. Aria accidentale. La roba sotto sembra più interessante. Hai capito, papà? Diamine, papà. Vediamo la vista degli uomini. Febbraio 89, la seconda guerra del Giappone per i delfini. Cosa c'entra con mosca di notte, droga, prostituzione e mafia? Le nuove regole dell'amore, le signore del ring, le donne del wrestling. Infatti mi metto il coperchio, visto niente. Ma è la rivista di attualità. Rivista fresh, storie vere. Sono stato una giovane drag queen. Ai tempi, nel termine... I lettori ci raccontano i loro momenti da dimenticare. La data questa. Oh, lo sta dicendo il signor 90210. Guarda maschile, come rovesciarlo. Sarà honest. Mantenere fresca la mente. Che sto accendendo tutte le luci alta corrente. Conosciuti sotto il mio tetto. Capire gli adolescenti. Elisa Medina. Ecco Elisa Medina, vedi? The teen years. Non è valta duro anche lì. Gli altri libri di mia sorella. 0451.
Terrence, David mi ha chiesto di scriverti in merito alle recensioni che hai presentato negli ultimi mesi. Tutta onestà, sta diventando un problema dal punto di vista editoriale. Per il limite del rispettabile numero di parole. Il lettore sembra sempre non superarlo. Non mio che devo accorciare. Anche se sta diventando ogni volta sempre più difficile eliminare le digressioni e i non seguitur senza grossi rimaneggiamenti. Il lettore di un theater affascinato. Vogliono sapere della qualità e del valore degli apparecchi. A loro non interessano le riflessioni della tua giovinezza. David ti conosce da molto tempo ed è il capo. È per suo pronunciamento gli offro un'altra possibilità. Dovete scrivergli una bella lettera di ringraziamento per la sua pazienza e generosità. E vedi i tuoi vecchi lavori e cominci a mandare recensioni come quella di una volta. Tutti saranno contenti. Cazzo che voglio correre. Sarà ancora Kennedy? 4, 5, 1. Legale Kubrick e Wise. Egregio signor Mazan. Cazzo. La presente troverà allegati sui documenti originali e la copia stampata per la sua catalogazione. La copia vidimata è stata archiviata nei nostri uffici. Cosa vuol dire vidimata? La ringraziamo per averci affidato le sue volontà su una tale importante questione. Scusatemi, vidimata, che vuol dire? Vidimata. Riscontrare e rendere valido un documento apponendovi una firma, un bollo o un visto. Ah, ok, quindi documento ufficiale. Volontà testamentaria di Oscar Masa. Ah, so, ok, il testamento del nostro zii. Lui. Rivelo i sistemi fondamentali. Breve per i sistemi di valore il mio possesso, come presente dichiaro le mie ultime volontà. Quanto segue dovrà restare valido anche dopo la mia scomparsa. Oh! Io sottoscritto dichiaro di essere stato residente nella contea di Boone per tutta la vita, di non essere coniugato e di non avere parole. Prole. Sto dicendo, cazzo vuol dire non avere parole? 2. Dichiaro di non avere debiti irrisolti in mio nome verso nessun creditore vivo o morto. 3. Per il presente lascio in eredità ogni oggetto di valore di cui in caso di morte fossi in possesso, incluso l'abitazione e gli acri circostanti ubicati ad Arbor Hill 1, così come ogni altra proprietà personale e conti deposito a Terence L. Jr. La contea di Ellis. L'eventualità che detto Terence proceda prematuramente, allora è solo in tale eventualità l'eredità passerà negli stessi termini alla sua prole, secondo età e competenze della gestione della stessa. La mia firma viene apposta a questo testamento nel 13° giorno di agosto del 1973, presso gli uffici della segreteria del Tribunale della Contea di Boone. Ancora? Prima era quello scritto bene, queste erano le bozze. Lo stesso.
Ora del mondo. Semplice, semplice. Oggi compito. Esercizio sul sistema riproduttivo. Esercizio sul sistema riproduttivo 6. 9994. Indicazioni. Sono due storie e gli eventi sono tutti in ordine sparso. Prendi un foglio a righe, scegli una delle due storie e scrivila. Comincio con il titolo e il nome, trovo una frase chiave per cominciare il paragrafo. Metti le frasi in ordine cronologico, assicurate che l'unica frase sia una buona conclusione. Allora, sono le storie che puoi scegliere. Ciclo mestruale, viaggio attraverso le tube di Falloppio. L'ovaio lascia l'uovo. Dopo 5 settimane, visto che l'endometrio non è richiesto per la gravidanza, viene espulso dalla vagina. È incredibile come il corpo femminile sappia come prepararsi alla gravidanza. Se l'uovo non incontra lo spermatozoo, si dissolve. Mentre l'uovo si sta sviluppando, l'endometrio diventa spesso e molle. Un altro uovo comincia. Io non ne so, abbiamo uno questo più che uno. Forse, non sono sicuro. Per svilupparsi in una delle ova. No, che no. Però. L'ova e il processo comincia di nuovo. Un uovo comincia a svilupparsi. Era il primo. Ah, no, quello che ha scelto lei forse. Una novella la mattina è quella del primo settembre 39. Se torna piena e oltre non fischia il sole sul gelo, si riesce solo a pensare al suo caro Borislav. Però grazie a queste promesse in matrimonio. Nel frattempo nel fondo delle viscere un uovo comincia a svilupparsi. È incinta? Oh, non ho capito un cazzo, ce l'ho letto. Cioè, mentre si avvicina di sette, nel suo cuore corre l'endometrio. Quando spesso è molle, quando essa scende oltre i suoi occhi sfrecciano. Ah no, forse sta per avere il ciclo. Gli occhi sfrecciano tra la folla riunita. Poi ecco, so per un Boris. L'enfasi per Boris. Ancora nel suo grembiule da fornaia, aveva abbandonato i suoi compiti mattinieri nel negozio del padre per andare a incontrarla. Il suo cuore è sobbalza. Lo voglio rilascio nuovo. Viaggio attraverso le tube di Falloppio. Ah, forse ha le frasi da usare. Il prenotere del motore a vapore causa un mormorio profondo che viene dal cielo. Ombre nere passano sopra la stazione, un fischio, lo sguardo di essa, solo un secondo più veloce delle bombe. Raggiunge il suo amato Boris tra la folla, i loro occhi si uniscono e il tempo si congela, il lampo e il fumo avvolgono quasi istantaneamente. Nella storia delle forze tedesche quasi il 75% della popolazione civile è rimasta uccisa nella propria città natale. Il resto, inclusa essa, e per qualche tempo Borislav, era raccolto in una chiesetta mezza distrutta. Era cieco, le sue gambe entrambe amputate. Guardate con lenzuola strappato. L'uovo di essa avrebbe incontrato uno spermatozoo. E in questi casi, giustamente. Si dissolve. Circa 7 minuti dopo Boris perde la vita. Essa aveva ceduto tutte le sue reazioni per tenere Boris in vita. Ma alla fine niente l'aveva potuto salvare, visto che l'endometrio non era necessario per una gravidanza e viene espulso dalla vagina. Essa promette di sopravvivere, si mette in viaggio per unirsi alla resistenza polacca come una spia audace, come una sabotatrice. Contro l'uomo con Gesù di qua, signora delle ovaie, il professor comincia di nuovo, è incredibile, come il corpo femminile si apprenderà la gravidanza. Ma ha fatto un mischione che non c'entra un cazzo, diciamo. Da me, subito! Che c'entra cazzo, pff. Vabbè. Nel bagno questo? No? Al ripostiglio. Questo è il primo libro di papà. Cazzo, vogliamo dire veramente un cazzo. La fa. Proseguiamo. Toletti, altri buoni. Katie, ti prego, chiedi scusa a mio papà per la roba che manca. Manca? Roba che c'era qua? Beh, papà, quella roba? È già punto. Colonni,
Allora, se ti va ancora di venire a casa mia, questo pomeriggio potrebbe essere perfetto. Posso guidare. È un po' lontanuccio, ma potrei accompagnarti a casa. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Rispondimi e lascia la lettera nel mio armadietto, così possiamo incontrarci nel parcheggio dopo la sesta ora. Amalta. Certo che ci sto. Ci vediamo là, così ti do una bella lezione. Preparati. Ah, Street Fighters. L e tu. Che L e tu. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. Ah, era ok. But then she said she's always really wanted to see the Psycho House. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Quindi dico che Lonnie è. E mo ci vado. È lei Lonnie. E dovrei fare la strada. No. C'è qua? Vediamo questa cosa che tu abbia trovato. Non dirlo a mio papà. L'attico. Ah. Mi ha detto dove andare. L'ho chiuso. Non lo farò mai più. La chiave dov'è? Ho perso qualcosa? Ho visto tutto. Ah, no, c'è il piano di sopra. Il cazzo, ho visto tutta. Funziona. Lista 50 concorsi più di 21.000 donne di Montepremis. Stephen King, recensioni, l'arte del commento, il segreto, la pagina bianca, 20 minuti lo ottengo. È per me che scrivo i film, no? Polvere detergente, fatto. Negoziare per andare a lavoro della nuova casa. Sinistra per il Grabtree, destra per Bullhorn. Uscire sulla 47N, destra sulla 202E, entra sulla destra dopo Via Wage. Campo di percorrenza 1/10 minuti. Di fazzoletti. Voglio forestare il locale di Akelma. Ah, è nostra madre. Esperta ambientalista. Ok. Ho vinto io? Inoltre genera la leggera 100 metri staffetta donne, primo posto. E cioè in Mexico.
Salto lungo donne, primo posto, sono fortissima. La fama, ci andiamo a mettere c'è della serie. Cara Jen, è così bello risentirti ancora. Tutto questo trasloco mi sembra proprio un'avventura. Ti ricordi il piccolo mitordo che dividavamo il primo anno, quando eravamo tristi, fantasticando sulle nostre case da sogno? Ho sempre detto di volere una villa e tu una casa nella foresta. E guarda un po', alla fine hai avuto entrambe. Qualcuno lassù tu le bene, un po' di questa magia sarebbe utile. Mandami qualche numero del lotto, il gioco. Ma però non dovrei lamentarmi di questa vecchia casa a due livelli che abbiamo da quando Bob è stato trasferito a Winnipeg. Abbiamo appena fatto il rivestimento di vinile. La sei gelosa, eh? Mi sembra che scambiare casa. Comunque, le ragazze come stanno? Chiede già partita per la sua grande avventura in Europa? Parlando di gelosia, scrivimi presto, mi manchi compagna di stanza. Erol, questa è l'amica di nostra madre, quindi. La gran favazza. Non voglio spegnere la lampada. Cazzo, tutto chiuso adesso? Andiamo su. Incendio controllato programmato nella contea di Boone. Parecchi di fumo si alzano sulla regione nord-orientale della contea di Boone per una parte della prossima settimana in base al programma della guardia forestale. Gli incendi controllati nelle aree ricoperte da vegetazione della foresta nazionale di Flintlock. Che non è stato andato per mesi, non fa strappare che sono comunque tra le 8 e le 17, lunedì, martedì, credì, possibilmente anche giovedì, a seconda della velocità dell'avanzamento. Oltre alla rimozione della vegetazione morta in eccesso che può portare a incendi boschivi nei mesi più secchi, le operazioni seguiranno da importante strumento di addestramento per i guardaboschi e i vigili del fuoco coinvolti. Ha chiamato la mentalista Janice Greenbrier. Ah, ma sarà male. Personale, bowling di coppia, lezioni di cucina, porto le grembiule, ballo da sala, bowling di coppia, di cucina, la stessa roba. Quindi mi amo questo. Trompetti. Personale, la prossima operazione di incendio programmato, vado a posto per pensare a problemi. La foresta nazionale di vigore si prega di visitare il dossier di professionale allegato. Il supervisore della stazione esperto per le stagioni è incaricato della supervisione. L'hanno trasferita nella stazione della foresta. Ok. La camera di mia sorella quella, sicuro. Scendo, scendo. Brat Mobile, ancora questa Brat Mobile. Ma che strada si muove? It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Ok, di competenza, io Samantha Greenbrier, ho 17 anni e sono di conseguenza un indipendente, pienamente funzionale essere umano. Il fatto che voi ancora mi private di andare in città da solo è totalmente assurdo. Guardate Katie, che ha solo 3 anni più grande di me, eppure le avete permesso di sorvolare l'intero oceano per andare in un altro continente. Completamente solo. Voglio solo passare un pomeriggio in una normale città
totalmente sicura da sola come un essere umano. E siccome forse potete ricordare che adesso ho la mia macchina, non potete proprio fermarmi. Con dei saluti, vostra figlia Samantha. E dovete lasciare ogni dannata luce accesa in casa, salve tua sorella. Sì, l'ho fatto. Bene, l'ha chiamato di nuovo, rivuole dietro il suo gioco per il Nintendo. No, anche qua si è portata via, non lo so adesso, potrebbe essere anche il Super Nintendo. Quindi non abbiamo la, se non ha la luce. Gibukoshu. Ma sono convinta che il corso di scrittura creativa sia perfetto per te. Programma estivo per l'università e per i studenti, sessione del 95. Di presentare il 14 programma annuale estivo per i giovani studenti. Con tale programma invitiamo i studenti del 10° e 11° anno con la partecipazione di lezioni, laboratori e discussioni su una grande varietà di temi intellettuali. Vediamo su un piccolo gruppo di lezioni interazioni. Vabbè, questa è la brochure dell'università. Alla posta. Fluttuante libri. Questo foto ce l'ho. Benzino. Good fellow. Ha sradicato il cassetto. Liceo Good Fellow disciplinare. No? Sente Yolanda Desolo. Siamo a Yolanda, quindi... signor Bentley, ha osservato la signorina Deso indossava una maglietta raffigurante un'immagine indecente. Una grande birra con scritto Babst. Babst. Fiocco blu. E cosa c'è di indecente? La signora Deso è stata quindi accompagnata in precedenza. Non è stata data la possibilità di rigare... rigirare la maglietta, cambiarsi nello spettacolo della palestra o essere sospesa per il resto del giorno. Ho scelto la sospensione. Suo padre è stato contattato telefonicamente e non ci ha dato alcuna risposta. In attendo la possibilità di lasciare un messaggio alla segreteria telefonica. Occorre che la signorina Desolo, Desoto, riporti questa lettera domani, firmata. Questa lettera domani firmata dal padre. L'ONID. Quindi l'onni la violazione di Yolanda. Perché c'era mia sorella la lettera di Yolanda e di l'onni? La stessa cosa. Prendi cucino. Vedete c'è roba sotto. Prendi Stigi. Stilli. Oh, Stigi Stilli. Stigi. Posso, oh, scusate il nome. Classico poster. Non ha avuto così tanto. Quante dita sono queste? Era meglio che non... che tu non stai leggendo in mediero di nuovo. I miti del pegno del patè, miau, tifoso. E che cazzo, arrivederci. Vai di cosa c'è Super Nintendo. Super Spitfire. Journey of Crystal. Che cazzo può? Adventurous the Cat Returns.
Mosse di Chun Li. Però di fuoco, un tributo pugno. Calcio fulmineo, calcio calcio calcio, a solita. Calcio dell'elicottero, giù, mantieni premuto, su più calcio. Pistola in aria, giù, più calcio medio mentre salti. Allora, c'è il cazzo. Un'altra cassetta. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool schmoo. Biancheria. Ah, sto ora a due entrate. Mi sembra venire all'anfiteatro a vedere Pulp Fiction dopo le lezioni. È uscita la settimana scorsa e Todd non la smette di parlarne, quindi è proprio è proprio fantastico, o se no potremmo prenderlo in giro perché gli piace. Mia madre dovrebbe prepararci la cena stasera, tanto per fare qualcosa di diverso, ma credo di riuscire a svignarmela. A che ora? A che ora? E comunque il film non dovrebbe essere troppo violento, vero? Nonno? Non è che poi vomito? Secondo tutti è abbastanza intenso. Per che una turma venga pugnalata al cuore con una siringa di eroina. Quindi è abbastanza esilarante. No, ridere. La prima cosa sui cheeseburger deve essere importati. Non me lo ricordo Pulp Fiction. Erano dei cheeseburger. Penso che verrà anche Todd perché vuole vederlo di nuovo. Al 19:15, va bene? E non vomiterai. Ci vediamo. Un hamburger che vomita. E il bagno. Hai tintura. Mano destra rossa. Tinta per capelli semi permanente. Ah, si è fatti i capelli rossi. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Ah no, Dying hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, you're so beautiful. And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Perso il momento. Lonnie Roots. Va bene, va bene. Non c'è un cazzo. Tolino. Tazzina. Una spazzola. Si mette. Torbende. Scatola. No, un po' di... Credo sia rotto. Vabbè, si è rotto, scurimento. È storto, eh. Vabbè. Perché si è visto così, mai? È l'ombra o è piena? Che l'ombra? Noi siamo saliti di qua, giusto? L'ho perso. Ah, da qua siamo saliti, ok. Devo mettere la camera, si uscì dall'altra porta. Quindi di qua abbiamo visto il bagno.
Questa è camera mia? No, borsetta di mamma, forse. Ma creiamo un passo nella manica. Mi sono passaggio della manica, sto tornando a Londra. E stavolta sono diretta a Bruxelles. No, non è vero, Bruxelles, in Belgio. Scusatemi se non c'è scritto quando stavo a Londra, ero troppo entusiasta della manica. Londra è fantastica, papà, so che hai sempre voluto visitarla e credo che dovresti veramente, mi piacerebbe moltissimo. Se poi voleste venire qua tutti insieme come una famiglia, qualche volta, credo, che potrei essere convinto. Voglio bene, Katie. La Bibbia. Sono di cassetti di... Sono ordinatissima comunque. Non c'è... È preservativo quello? E oh, che schifo, chiuso anche. Non c'è niente che non odi in questo momento. Vorrei capire anche di chi cazzo è questa camera ancora, se è mia o no. Vabbè, tutti vestiti. La voce dei migliori. Che fastidio il cassetto così. Ah, Meet. Arquette è morto? Il bagno. Ho uno specchio nuovo. Va bene. Dopo da un'ora di miele. Scoprire il proprio coniuge. Di niente qua. Era un cazzo. L'armadio. Padre santissimo. Cosa per la cabina armadio? Un gioco di fantasmi. Fuga dalla villa dei fantasmi. Del fantasma. Brother dei cowboy, la vedova. La carica dell'acquerello. La TV. Ma perché mancano tutti i videoregistratori? Non ho capito. Prigione di riverenza, David Land. Inside. Ah, c'è scritto. Sembra. Quando finiamo di più? Ah boh. Era che anche qua. Foglie d'erba. Ma con calma, sono felice di averle buone mani. Era piccola qua sempre. Cara Jen, credo che esattamente come ti senti. Boh, abbiamo i nostri alti e bassi. È tutto un modo di vivere, davvero. Voi vi ci abituerete. Ripete le vostre vite nella stessa casa. I figli crescono, abbandonano il nido. Mi dispiace non esserti molto d'aiuto, non ti preoccupare. Harry supererà questo momento e le cose torneranno alla normalità. E del fatto che sei sempre distante, è un adolescente, quindi che preoccuparsi. Nel frattempo, questo incendio controllato sembra essere un'avventura vera e propria. Ma arriviamo al punto: quel nuovo ranger che hanno mandato. Questo è quello che voglio sapere. Ricky Ranger?
Mi prendo in giro, è troppo perfetto. Devi raccontarmi tutto e mandarmi qualche foto. Voglio l'intero pacco. Dovete dopo quel pacco anche. Il suo dimorale fino a che Terry non si riprende dal suo crollo. Nel frattempo scrivi più lettere alla tua vecchia amica Carol. E va sempre tanto piacere, Carol, avevo il pacco. La gallina? Cos'è? Tutti tu. Che team? Mamma e papà. Infatti stavano preparando nella stanza degli ospiti. Ti stanno avendo sempre d'estate, ma sei tornato a casa con così breve preavviso che non c'è stato tempo. Io c'ero la mia stanza se vuoi, non ne avrò più bisogno, se. Ma quindi ancora non c'ero mai stato in questa casa io, non avevo la camera. Le mie scatole. Ok, siamo pazzi? Ah, qua dove ti vingiamo la mamma, insomma. Sentirò da che parte questa. Sì. Non così. Va bene così. Santo Dio. Valutazione del rendimento. Non mi è ricciato qua del mercato. Sulla visione Genis. Valutazione dal 2994 all'1194. Abilità economica 5, migrazione 5, attività di lavoro 5, complessivo 5. Ranger. Peter Mac. È stato indispensabile durante l'andamento della preparazione ad esecuzione dell'incendio programmato. Ritengo la sua competenza e la sua dedizione fattori determinanti al successo dell'impegno salvaguardia molto complesso e impegnativo. Secondo l'opinione del personale della foresta di Flintlock, il contributo di Rick alle operazioni giornaliere. Ma Rick di cui parlavo prima? Le operazioni giornaliere è divenuto essenziale per il successo continuato del gruppo. Per tale motivo invierò formalmente delle pratiche per richiedere la sua riassegnazione permanente in questa struttura. Trattato di Halloween, di Misfits, sono fantastici. Non scaduto il costume, salotto stile 29, vediamo la L. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes, and then she up and hugged me. I think she could tell. Che ti piace? Ansia, che stanza è questa? Carte benefiche, abilità per una vita sana. Donny, perché mi si resta in biblioteca? Ho visto qualcosa dell'angolo e ho trovato un passaggio segreto. Oh. Era nella vecchia strana roba di Oscar. Oddio, deve solamente vederlo. Pigiamo la sesta? Scusami, nel... The fuck? No, che storia! Ah, io sono qua.
Capitano Allegra, è il primo ufficiale, il tuo costume è il mio costume. Nient'altro. Ma che storia! Ah, ce l'ho anch'io! Che mia nonna ce l'ha. Buona storia! L'avevo già aperto. Andiamo alla secret passage. Anche se Sam Stark Room, do not enter if red light are on. Cazzo. Torniamo nella casa di... della casa. La stanza di mamma e papà. Che storia. Hello. Ma che cazzo? Era uno stilista? E stand di casa cacciatori di fantasmi con partimento della solitaria 3, biblioteca, salone superiore, atrio. Prove della scoperta del sovrannaturale 0. Compagni da scusi signore, sono per i primi due. Qua e qua. E casco nella biblioteca. Ma se potevo trovarli anche prima? Ma mi sa di no. E ho sbagliato tutto nella mia vita. Quindi ho uscito dall'ufficio di papà e qua c'è un buco. Il paradiso è al confine del mondo, privato non leggere. A solita. Piacere verde parte 2. Davanti a te loro hanno. Allegra e il suo gruppo di avanscoperta sbirciarono remotamente attraverso la scusa. Allegra e il suo gruppo di avanscoperta Allegra, come. Allegra è il nome. Che. Okay. Sbirciarono remotamente attraverso la scura tettoia di foglie fruscianti nel loro trespolo negli alti rami della foresta. Al che posto più oltre, si può dire. La sua luce del sole scintillava all'interno delle mura, congelate nel bacino del ghiaccio dove cresceva la foresta. Era una strana visione in verità. Di tanto verde accanto a formazioni di ghiaccio gelido. Allegra si spostò in avanti senza esitazione, guardando rapidamente da un ramo all'altro. Il primo ufficiale era stato catturato dalla tribù Amazzone, nel ghiaccio verde. La sua vita era appesa a un filo, dovevamo sbrigarci. Il suo gruppo la seguiva, camminando lentamente come una brezza tra le piante. Allegra giunse nella radura e gridò: fermi, questa era la vita. Aveva visto la regina delle Amazzoni sul suo trono raggiungere la leva che avrebbe fatto precipitare il primo pesce nella vasca sottostante. Gridò: no! E fece sibilare la sua sciabola. Presso la mano dell'Amazzone era troppo tardi. Il primo pesce emise un grido mentre precipitava nell'acqua e poi si sentì un tonfo e tutto tacque. Allegra guardò in alto, paralizzata dalla paura e dal rimorso, aveva esitato un momento di troppo. Ma dalla vasca cominciò ad emergere qualcosa, una testa dei capelli castani, come quella del primo ufficiale, poi le spalle e le maniche del cappotto, zuppe fradice, ma quando la figura si fermò in piedi mentre l'acqua sgocciolava, Allegra si rese conto che il primo ufficiale era cambiato. Non era più un uomo, infatti di fronte a sé aveva gli occhi... aveva gli occhi, il volto e i capelli, le mani e l'ho messo io infatti il volto, i capelli, le mani e il corpo di una donna, ancora nelle vesti del primo ufficiale, ancora il primo ufficiale. Lei parlò in una chiara e nella voce: capitano, regina delle Amazzoni, disse, è una di noi adesso, è nostra. Allegra sfoderò le sue pistole a pietra focaia dal cinturone e il suo equipaggio sguainò le spade. Allegra gelò con lo sguardo
Lei aggiò con lo sguardo la regina che è sostenne e risoluta. È l'amore della mia vita. E voi non l'avrete. È una regola del gioco. Metà combinazione dell'armadietto di Sam. Oh. Altro è qua. Le Misfits, sabato 29 ottobre, in più un ospite speciale, Maiden Head. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. E parlagli. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. Ho lasciato il buio giunto allo zaino. Ma adesso? Ah, c'è un altro qua. The fuck? La Ouija. Oh, la Ouija. Ciao, ciao, chi sei, Oscar? E vuoi tornare indietro? Ok. Cominciate la metodo di Sims. Completa, aiuta lo zaino. Vedo. 051. Da forse non devo farlo. Da sola. Ah, che bella luna. Basement. Lonnie came over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair and she wouldn't look at me. Finally I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think. But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say. But I couldn't find the words. I felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever. And that's when she kissed me. Ah, cazzo di ora!
La troia. Diamine Sam. Ma diamine papà, ora diamine Sam. Non ce ne di sbagliato, aggiunto allo zaino. Basement, mo quale cazzo è quello lì? Un po' la faccia da basement. Non ho visto. L'altra porta dov'era? Che bello, c'è la fine a casa di Lonnie. Un casino, quella di qua. Pallone, patatine. E meloni. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around, well, you know, so you could say we're dating, but it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. È la vista prima. Uno dei miei compiti. È uguale a quello che ha fatto mia sorella. Senza la storia inutile che ha scritto mia sorella. Caitlin, he's for kind, A for amazing, I for intelligent, T for talented, L for light-hearted, E, beh, in realtà non importa, N for nice. Lo special di Fallout. Aldaia. Comoda. E da IE. O Terence, ti ringrazio per avermi spedito una copia del tuo libro. Il nuovo scritto pubblicato è per ogni autore un'importantissima occasione. L'ho letto questo pomeriggio. Ho sicuramente conosciuto mio figlio nel tragitto della materia. Il lavoro di un autore è l'esternalizzazione di ciò che ritiene caro e di cui ha paura. In tale senso, credo che il tuo lavoro sia stato apprezzato, ma la lente attraverso cui il soggetto splendeva era oscura senza motivo oscurata senza motivo dai cliché del genere e implausibili deus ex machina fantascientifici da quattro soldi. Mi congratulo con te per aver superato il calvario della pubblicazione e stai certo che i lettori del genere da te scelto diventeranno avidamente ogni copia. Sì, diverranno avidamente, come no. Ma mi urge pregarti di lasciar cadere ogni articolo o artificio per fare di meglio, con affetto, di padre e incoraggiamento. Dottore nonno. Libri. Utile davanti a Grendier. Vogliamo convocarci per l'ammissione al corso di scrittura che arriva al programma estivo degli università. Ah, l'università di Rit. Se il tuo curriculum scolastico siamo anche lieti di offrirti una borsa di studio per coprire il 75% della retta del programma estivo. La documentazione allegata contiene i dettagli sul tuo programma, sui corsi secondari opzionali e sulla segnazione del dormitorio. Non mettiamo l'ora di incontrarti nel programma estivo. Di nuovo, congratulazioni. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans, like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? Come la militare. She said, to basic training.
What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Quindi sarà scappata da lei. Guarda quanti giornali. Cos'è? Mi scrivono delle cose. Multnomah. Sono qui in questo stupido campo scuola che è stupido perché siamo nel mese di marzo e non so se nessuno dei dirigenti della scuola sia mai stato in Oregon. Fa freddo e piove un casino in marzo. In marzo. Ah, marzo. Alla giusto. Guarda che fossi qui. Oh, aspetta, ma tu sei qui perché sto scrivendo nel negozio di souvenir. Oh, merda. È così che arrivi. Che testa di cazzo. Oh, vabbè. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Voglio con il gruppo, Katie. La faccia della casa ovunque. Oddio, quasi sa. Costumi, scheletri, diavoli, le cheerleader del video di Smell Like Teen Spirit, una ragazza vestita come Jackie Kennedy. La ragazza della casa psicopatica, la parte più forte dell'essere la ragazza della casa dello psicopatico. Piata numero 1, tutti i corridoi pensano che non sai che ti stanno guardando. Pensano che non sai che ti stanno guardando e sussurrano appena li superi perché non hai sentito parlare di visione periferica. È stata una citazione da così a mio papà, ma ne valeva davvero la pena. Le ragazze sul palco erano così forti, vero e fantastico. Potrebbe dare, cioè l'ha fatto lei questo. Questo non me lo ricordo. Questo si fa. Bratmobile. Quindi il gruppo Bratmobile, non ho capito. Donne fuori legge, ti farò vedere chi comanda in questo posto. E più indomita di un cavallo selvaggio, se non mi dominerà. Yark! Ovviamente ha un problema. Capitan A e Reveluton Grr. Ed abbastanza? Ed abbastanza? Per agire contro il patriarcato? E 22 pezzi per trovare le ragazze sto parco. Che si era un gruppo di capo. Prendi il bottone, no, non c'è bisogno. Beh, la popolazione si muove di più. Allora, già si deve essere agisce contro il patriarcato, la grande rivolta Goodfellow del 95, prima edizione. Ah, stanno preparando. Ah, ma ce l'hanno fatti un botto. I capelli poi. Altre patatine, pizza, girl justice,
Gentile signora Greenberg, apprezzo il tempo e lo sforzo impegnato nello scrivere le lettere. Vostra spirito di iniziativa e ottimo stile, ma non mi fa cambiare idea sull'argomento. Nonostante comprenda che la signora signorina l'esodo c'è una sua amica, rimane il fatto che abbia diffamato la scuola con delle profanità. Il fatto che abbia imbrattato lo stesso armadietto in ritorsione contro un altro studente che aveva fatto lo stesso a lei è irrilevante. Come rilevante? Attivamente al suo reclamo per il fatto che nessun altro studente sia stato punito per il coinvolgimento in questo speciale evento, poiché nessuno si è dichiarato colpevole e che non ci sono prove sufficienti per scoprire l'imbrattatore del suo armadietto. In altre parole, non c'è nessuno da punire. Le consiglio di lasciar perdere perché ciò le porterà solo attenzione indesiderata e suppongo che sia il motivo per cui tutto questo è accaduto in volo. Decide di sto cazzone. I don't get Lonnie sometimes. Una cassetta. Like her band and our zine and her hair and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like she's going to join the army and then have to lie? About who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Like it was no big deal. This from the girl who trashed her locker to like defend my honor. I've learned when to stop arguing though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Vediamo questi 5 secondi di cassetto. Basta. Avevo provato. Dove cazzo sono? Ah, no, è... Ah! Un bigliettino. Allora, vente fuoco. Piccolo auditorium. $25. Porca trova. Spagnolo. Scusa, mia madre è stata proprio una stronza l'altra notte, non c'è mai da quando la sua foresta è lontana tipo un'ora. E quando arrivo a casa si sfoga su di me. E siccome non sei parte della famiglia, sa che non risponderesti mai, mi dispiace. Ma vai, tutto a posto, lo so che è solo geloso delle nostre vite spensierate, mi dispiace per te, io sono fortunata, mia madre vive in Florida. Di avere una madre ogni giorno. Vabbè. Invece non volevo toccare l'argomento amato in questo modo, lo so, non mi dovrei lamentare. Non sono completamente seria, mia madre è una psicopatica cristiana e suo nuovo marito, Don, è un coglione alla massima potenza. Vivere in Florida con lui è la sua punizione eterna. Quindi non vorresti vivere per niente in Florida con tua madre? No. Lei dice che stai venendo a riprendere il suo gioco. Chiama Daniele. Mossa di promozione. Egregia capo ambientalista Greenbrier. È stato la gestione esemplare delle operazioni di incendio controllato di Flintrop lo scorso anno e vista l'esigenza di personale esperto per dirigere le operazioni regionali vorremmo offrire il posto di direttore della direttore della direzione regionale della salvaguardia, responsabile delle operazioni nell'Oregon nord-occidentale. La sua sede non sarà più situata nella foresta nazionale di Flintlock, invece lavorerà nell'ufficio di direzione regionale, ubicato in via Bullhorn 128. Chiederemo il suo supporto nella selezione dei guardaboschi che prendesse il suo vecchio posto. Le chiediamo cortesemente di rispondere il prima possibile circa la sua divisione. Aspettiamo con ansia la sua risposta. Firmato Bruce Pendleton. Sta andando forte, ma l'altro dicevo, ragazzi, una Pukipsa.
Questo teschio è la cosa più figa che ho potuto trovare in Messico, costa soltanto $3 americani. Allora buon Natale, mi manchi. Conservalo bene come sempre. È quello che c'è nel in italiano. Elf. Penso. Corsetta, se mi lo busco. Che tavolata. Lo stesso. Come ti sei rifiutato di darci retto ogni pomeriggio? Io e tua madre lo mettiamo per iscritto così che il messaggio sia assolutamente chiaro. Sei in castigo per il resto del mese. Niente feste, niente telefono, niente macchina. E non per andare a tornare da scuola. Comprendiamo quello che stai passando, ma non posso permetterti di mantenere questo comportamento a scuola. E quando la polizia sarà finita non potrai più chiudere la porta della tua camera quando c'è l'onni. Chi se ne fuggi? Ma perché? Questa è la nostra decisione definitiva, datti una regolata perché tutto questo non accada di nuovo. Ma va fangulo. Distribuzione di materiale scolastico. Ho delle materie inappropriate sul suolo scolastico. Ah, questo. I had an interesting talk with mom and dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and dad didn't, I guess. They saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad or disappointed or start crying or something, but they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Immagino. Mi ha detto congratulazioni. Tieni, se decidi di andare a congratulazioni, perché immagino accettare il posto, no? Stai aspettando, un invito scritto, richiamali. Nel frattempo, è sempre K, infatti. Parliamo di questa piccola discussione che hai avuto con il nostro fusto preferito, amici di Franella, che sballo, mi sembra che... una cosa sola, mi hai detto che avevo una ragazza fuori città, sei sicura che non hai una relazione seria? E allora mi sa che dovremmo capirlo quando ci incontreremo di persona, basta queste lettere. Ti devo Margherita di congratulazioni, signora capo, a presto. Piaceva il suono. Qui ti spiega Sassi. Guerriera occidentale, Terence. Non rinunciarci così, tesoro. Il Vaticano è strano, come potete vedere la Chiesa Cattolica ha ancora molti soldi ereditati del Medioevo. Ho avuto la possibilità di vedere tutte le opere d'arte, incluso il soffitto con la Cappella Sistina e le sculture di Michelangelo, Donatello, poi tutte le altre droghe ninja. Ha scritto per me! Io non l'avevo letta ancora! No, bellissimo. E il resto della droga ninja. Bellissimo. Ma
Mamma, dobbiamo tenerci insieme. Mi piacerebbe moltissimo stare qui con qualcuno che apprezza veramente la storia dietro ogni cosa. Inoltre, Sam, ci sono parecchie reliquie come pesci di importanti personaggi morti, quindi dovresti venire qui. Che cazzo chiedete, Sam? Scusa. Sei fermato a Barcellona. Calmati, papà, non ti farò mai incontrare. Non mi farò mai incornare da un toro. Probabilmente. Ma ragazzi, questa devo farci la clip per forza. Dove cazzo è Discord, merda? No, non qua, qua. 1,47. Bellissimo. Cazzo, questa casa è immensa. Questa è la cucina, finalmente. Ora di lavoro Sam. Un burger mi ha detto. Quello di giovedì e venerdì. Rimodella la figlia Elena. Quindi è tutto. Che è un cazzo. Chiudete sti cazzo di cassetti. Perché questa qua sopra? Sono i popcorn, provo a fare i popcorn. È devastata, ragazzi, ma che cazzo. Di borsa. Ok, ci sta. Ma adesso è per il nuovo posto. Quindi alla fine ha accettato. Avendo ricevuto la solita accettazione formale, rischiavo con entrambi per il suo nuovo posto nel direttore della salvaguardia generale del servizio forestale statale. Le faccio i migliori auguri per le ultime settimane della foresta nazionale di Flindro. Confido che accoglierà la scrivania dell'ufficio forestale dalle 8 primo maggio. Ok, il 95 che ti torna a casa questo mese, chiamerà per il giorno esatto 3-7 giugno, viaggio d'anniversario. Ah, quindi sono in viaggio di anniversario. Ecco, forse pure che non sono qua. Non mi ricordo che giorno è oggi. Era il 3. Però posso vederlo in nessun modo. Che era il 3. Sarà un po' di pizza ogni tanto. C'è solo una cassetta da che po'. Basta. Ne ha fatto un altro. Il salvatore accidentale. Governo di Unknown Dimension Literature. Ne ha fatti di libri, mio padre. C'è il garage. Ciao, no, signor Gine, spero che potrete ti trovi bene. Allora, se immagino un miracolo che ci trovi, proprio. Da cosa cazzo intendevo non ti trovi proprio?
quanto tempo siamo cercando di intrecciarci, non preoccupati, non siamo i federali, i Men in Black. O qualsiasi altra lisciante creatura fascista. I Men in Black, vabbè. In verità siamo dalla tua parte, ma fammi partire dall'inizio. Non diventa ciò che vorrebbe definire una casa di editrice sverizzata. Rovistiamo nel bizzarro e l'avanguardia del tipo perduto, ma non dimenticate da un piccolo ma dedito gruppo di topi di ipoteca. Pazzi. La situazione visionaria della fuga del mercato di Mass. Perché trattini? Ti rifiuto di accettare tutto secondo le loro condizioni. Abbiamo avuto una crescita eccezionale da quando abbiamo iniziato 3 anni fa, dissotterrando e risuscitando come fossero zombie opere senza tempo. Come il messaggio dell'uomo serpe di Enel Bestman dentro di me di James Keller, e libro bagnato trafficanti di carne venusiani. Tuttavia, da quando abbiamo scoperto delle copie stracciate della serie degli accidentali al mercato delle pulci della chiesa di Long Bay Branch, non abbiamo fatto altro che cercare di rintracciare l'autore di questa strana oscura dell'arte americana. L'astro del suo lire, libro. Avremmo sovrammesso per ristampare l'opera in considerazione del fatto che l'editore italiano di Making Books ha chiuso un decennio fa. Vorremmo che ci mandassero una nuova introduzione per i libri da inserire nelle nuove condizioni del Salvatore occidentale e il pare accidentale. Ma poi da non dimenticare, diventerà parecchio esigente. Aspettiamo impaciente di imbarcarci in questa impresa. Vedo questo lavoro non fa sentire proprio voce. Beh, ho capito, no. Voglio pubblicare il libro di papà. È di Lonnie questo. I asked Lonnie what she had to do to get ready to ship out for basic training. She said, not a lot really. You're not allowed to bring anything with you. You have no possessions. No contact with the outside world while you're in basic. You just train hard every day, and then you deploy from there. So, they'll just send her away. To who knows where. The other side of the country? The other side of the world? My mind, like, can't process it. She's really going to be gone. Just gone. Bam. Brown Burger. Ask me about clown combos. Ora sei licenziato. Just gone. Beh, è finita la casa? La serra, madonna, perché chiuso la porta? Dove lo faremo? Porta segreta sotto le scale, mezzanotte 5 giugno, preparativi finali completati. We agreed our last night together would be our happiest ever. And we'd forget tomorrow was going to come at all. It worked for a while. We had a good time seeing Oscar off. Then ran up to the attic to look through our photos. To find one for Lonnie to take with her. And looking at them, I realized they were all in the past. And there wouldn't be any more. I didn't know what I was going to do. And I cried. And she held me. She said she knew it was hard, but life would move on. I said I'd... No, scusa, volevo prendere la chiave mentre parlava. The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep.
When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Dai, 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 che devo andare a mangiare. Vado, si re supero. Ah, si sono perso. Ero già su. C'è la mappa, guarda, c'è tra giù. Sempre ce l'abbiamo avuto. Stai ben bene, fine duro, ti amo, Lonnie. Oh my god, Katie, I fell asleep in the attic. And Lonnie in my old spot, and I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie, on a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me, and us, and that she couldn't go through with it, with the army and being a part, and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere. For us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Finito, andare a mangiare. Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person. That I can't tell you all this myself. È bellissimo, però andare a mangiare. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again someday. Va bene, che Dio. Va bene, ci vediamo un giorno. Bellissimo! Ha chiamato mia mamma al telefono. Odore tonde tonde, bellissimo. Che era staccato dalle ore, virgola, bellissimo. A Sam, Sam a Katie. Sono ora due Sare. Non è una storia vera? No, sono gruppi veri, è finita. Copyright alla fine, eh. Par caspio. Corso. Però forse non voglio cambiare però. Real things. Gatti!
Bellissimo. Thanks for playing. Ragazzi, veramente bello. Un gioco semplice. Bellomi. Bello. E là? C'è mai là? Non c'è l'audio, eh? Beh, vedrò. Bello. Però devo andare a mangiare, quindi... Notte ciao. Non ho premuto il tasto. And now folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.